Buongiorno, siamo qui con gli amici della Manovella a Piazza Maggiore per il raduno di auto che hanno organizzato. Abbiamo diversi tipi di auto qua, tutti Fiat che vanno dal 1945 al 1980, marcate Abarth 500, 9500, 600, tutte diverse. A voi le immagini. Giovanni Piccolo in Alte Pulcinella Lambretta. Ci puoi dire come è iniziata questa passione? Perché Pulcinella? Un po' di lei, la storia. Eravamo nel lontano 2008. Un mio amico disse: chi si veste da Pulcinella in Lambretta avrà una coppa. Sento che la mia bacheca piangeva, io mi sono prestato. E da quel giorno, che sarebbe il 2008, ad Acerra, a casa di Pulcinelli, è nata questa passione Pulcinella in Lambretta. Però la cosa che io vorrei dire: come noi cerchiamo di ricordare i mezzi d'epoca per farli portare alla conoscenza della nuova generazione, allora Pulcinella alle scuole non si studia, non si fa niente sulla storia di Pulcinella. Ricordate che è un personaggio che sta in tutto il mondo. Allora questa passione io lo faccio senza scopo di lucro, partecipo ai raduni per far sì che i bambini conoscano la maschera di Pulcinella, perché di Pulcinella ce n'è uno solo, noi siamo tutti imitatori. E poi non so, oggi è una grande giornata di festa, è un raduno eccezionale, si chiama Frattamaggiore col club La Manovella che mi ha invitato. E devo dire, se voi non lo sapete, io ho fatto 216 raduni con oggi e ho a casa 150 coppe che mia moglie ha detto: se me ne porti qualcuno mandami alla cameriera, perché io non lo posso pulire una giornata sana. Facciamo allora un saluto agli organizzatori, al Club Manovella. Sì, senz'altro, all'amico Filippo che ho contrattato a lui in questa settimana, e saluto a tutto lo staff, a tutti i club, a tutti gli amici che fanno parte di questo club, La Manovella.
arrivederci all'anno prossimo con l'aiuto di Dio. Ringrazio a tutti voi e ringrazio a tutti i partecipanti. Siamo qui con uno dei membri del circolo storico La Manovella. Ciao, mi chiamo Anna. Parlaci un po' del nome, come mai questo nome? Allora, La Manovella Campana è stato dato il nome grazie al giornale. È nata da questa fondazione fatta da Antonio e Filippo nel maggio del 2012. È nato grazie anche al loro impegno, alla loro passione dei veicoli da più di 30 anni. Allora, oltre alla loro passione per i veicoli, hanno comunque un grande affetto per tutti i loro clienti e tutti i veicoli. Inoltre loro non si occupano solo di veicoli storici, ma anche non. Anna, perché questo raduno? Allora, il secondo raduno è stato organizzato come un incontro tra tutti gli amici di appassionati e non di auto e moto d'epoca, per uno scambio di idee, di opinioni e anche per un modo per acquistare auto, per stare insieme e divertirsi. È anche un modo per ricordare comunque i tempi 60, 70, 80 che sono passati, che sono sempre bellissimi da ricordare. Grazie Anna. Ringraziamo anche il signor Michele, che ci ha ospitato in questo suo veicolo. Che ne pensa lei di questo raduno, tutto, di queste auto? Tutto, no, sono venuto anche io qua proprio per essere presente a questo incontro, che è una festa poi d'altronde. E chiaramente è bello perché poi magari fai nuove amicizie, scambi delle idee tecniche con macchine, puoi anche comprare, perché chiaramente c'è sempre pure qualcuno che compra e vende. E niente, è una bella manifestazione, anzi vorrei ringraziare Antonio e Filippo che si sono dati molto molto da fare, perché sembra facile, ma c'è tutto un lavoro prima di giungere alla festa. E niente, che cosa posso dire? Che bello, sono qui pure io con questo Volkswagen, un transporter, è bellino, un sei posti, è bello largo, difatti è stata una macchina che avete scelto voi e vi ringrazio, forse non lo so perché è una macchina simpatica, però niente di che. Niente, io amo il vintage. D'altronde noi abbiamo già adocchiato il signor Michele, perché il signor Michele è stato già presente in un telefilm, un film di Nino D'Angelo, L'Ave Maria, giusto? Beh, sì, 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 diciamo mi avete scoperto perché non era un po' troppo facile, perché è un film che io ho girato negli anni 80, e beh, pensate un po' il tempo che è passato, un po' come una vecchia macchina storica, però spero che insomma sono portati bene questi anni che ho. E niente, è stato un film che ho avuto il piacere di lavorare con Nino D'Angelo, e chi è che non lo conosce, nel film Ave Maria, dove praticamente io ero uno dei coprotagonisti e facevo in effetti lo sposo che poi viene lasciato in chiesa e arrestato a quei tempi che furono. Niente, sei stata brava perché forse sei molto fisionomista, benché gli anni sono passati. Niente, con questo niente, non ne parliamo più, parliamo di questa manifestazione che fra poco penso che andremo tutti quanti, un pit stop come si usa dire in gergo, andremo a mangiare tutti quanti, c'è un noto ristorante che per pubblicità non ve lo dico, però è noto, andiamo un po' tutti a mangiare e poi niente, io spero tanto che ci possiamo incontrare il prossimo anno con la terza edizione. Con questo voglio salutare gli esponenti, Antonio, Filippo, c'è anche la simpaticissima Anna qui con noi, e niente, un abbraccio e che dire, forza le auto sono storie, noi siamo la storia. Grazie a voi e alla prossima. Io ringrazio tutti, ringrazio Michele, Anna, ci vediamo alla prossima edizione. Ciao. Ba-da-ba-da!
giallo numero 15. Numero 15, complimenti ad Alberto per il casco vintage. Abbiamo anche le telecamere di Hollywood TV, il secondo premio, il primo premio era il casco jet, questo invece è come seconda estrazione il casco vintage. Alright, alright. Ricordiamo ai nostri ospiti che non finisce qui, dopo ci vediamo tutti quanti all'Old Rope, ristorante e pizzeria a via Iannello. Facciamo un applauso per il vincitore! Eccolo qui, vince il primo premio per quanto riguarda l'estrazione del secondo raduno, la manovella campana, il ticket numero 2! Giallo, ticket 2, giallo, arriva il proprietario della macchina Kit, eccolo qui, eccolo che arriva, numero 2, come si chiama? Vito Ricciardi, facciamo un forte applauso al vincitore! Un fantastico drone, questo è il drone. Ok, noi ringraziamo soprattutto la Manuela Campana, facciamo un applauso generale per questo raduno, ci scusiamo per la pioggia, ringraziamo i vincitori.